Ma senza stringere però. Buonasera, saluti, ben trovato. Ah, ma allora è una celebrazione importante, spiegatemi, fatemi capire bene. Prego, priore. Beh, Di che si tratta? quest'oggi si inizia il triduo in commemorazione della celebrazione della solenne incoronazione del 17 agosto 1919 presso il santuario della Santissima Annunziata, dell'opera pittorica risalente alla prima metà seconda metà del 400, inizio del 500 di Salvatore Bono, il famoso pittore di scuola napoletana. Silvestro Bono. Silvestro Bono. Nel 1919, dopo tante richieste da parte della cittadinanza di Sant'Agnello e dei credenti del Rione Angra, così antichamente si chiamavano, Rione Angra, che sta poi portando oggi a noi, grazie all'intercessione del reverendo Patuzzo, si riesce ad avere l'incoronazione per il quadro e il Capitolo Vaticano decide quindi di Quindi donare. cioè, celebriamo i 100 anni dall'incoronazione. C'è anche la rappresentanza amministrativa comunale, vice sindaco. La vostra presenza qua Assessore. è prima di fede sicuramente e poi istituzionale. No, prima di fede, questo centenario è importante, soprattutto si concluderà sabato con questa celebrazione, questa processione, nella quale praticamente verranno riposte le corone, la corona sul capo della Madonna. Sarà una celebrazione, Con la presenza del vescovo. sì, Sarà sicuramente, una celebrazione. e praticamente sarà come un passaggio, un ulteriore passaggio di testimone, perché dopo 100 anni vengono rimesse queste corone, quindi ci sarà, diciamo, una. Pronti a partire per i prossimi 100 anni. Esatto. Salvo. No, mi non mi dicevo. Priore, voi invece il vescovo l'avete avuto circa un mese fa nella vostra parrocchia, vero? Sì, è A vero. Trasaella è venuto per le Trasaella, cresime sì. la domenica prima della festa perché ci aveva un impegno a Gragnano. Sì. Com'è andata quella festa? Possiamo trarre un bilancio? Bene, come tutti gli anni. Ci comportiamo discretamente, va bene la festa. Sia liturgica È una circonfraternita effervescente perché riesce a ottenere e soprattutto anche a livello di amministrazione comunale è riuscita a strappare ad ottenere la piccola piazzetta, la crescita e la valorizzazione del posto. Sì, con l'aiuto del comune, il sindaco ci dà un piccolo contributo per fare questa Voi manifestazione. siete stati a Trasel, vice sindaco, Certamente, per è il Friariello. sempre, sì, è ormai una sagra che si rinnova di anno in anno, c'è cioè un momento folcloristico in cui partecipa l'intera comunità del borgo di Trasaelle, quindi è un modo per rivedere anche un po' tutti e stare insieme. Ma soprattutto quel volo dell'angelo che entra nella tradizione del meridione dell'Italia, si svolge in altri posti. C'è stato qualche studioso che si è preso la briga di annoverarci nei voli dell'angelo che si svolgono in Campania, in Basilicata, in Calabria. Quindi è una tradizione da non abbandonare. Anche perché è sempre commovente vedere l'angelo che raggiunge la Madonna e E poi loro sono dei maestri scenografi, tutto al buio, tutto silenzio, la banda si tramonto ferma, i regna fuochi ancora di più. sottolineano. Auguri, complimenti. Grazie.